L'idea alla base di Elvis, il diario di un serial killer, che è una serie podcast in quattro puntate, è legata in qualche maniera alla luce. Il tentativo di ridare luce a qualcosa che non ha, alle tenebre, all'oscurità. Perché il tema che indaghiamo con questa serie è la linea d'ombra molto sottile che separa un essere umano dotato di normale raziocinio da un essere umano che a un certo punto valica quel confine e che si mette a inseguire dei giochi mentali, gli inglesi li chiamano mind games, che lo porta a commettere dei reati. Nella nostra società il raziocinio, la razionalità, è il punto dirimente. Anche nei più efferati delitti che sono stati commessi da qualche individuo, da qualche essere umano, si cerca sempre il cosiddetto movente, il motivo. Quello che sta alla base. In un serial killer questa cosa salta. L'omicidio seriale non ha un movente, non ha un motivo. E noi ci siamo chiesti con questa serie quali in realtà fossero le motivazioni profonde che hanno portato un essere umano dotato di raziocinio, di brillante lucidità, a un certo punto della sua esistenza, a commettere quello che ha commesso. Elvis racconta questo. Racconta sostanzialmente che cosa ci sta dietro. Che cosa nasconde quella sottile linea d'ombra che separa una persona come tutti noi, che sta nella massa, normale, con i suoi difetti, con le sue grandi aspirazioni, da un criminale efferato? La particolarità di Elvis, il diario di un serial killer, è che è un tessuto narrativo, innanzitutto. È una narrazione in prima persona. Anche questo è un qualcosa di molto originale rispetto alle narrazioni classiche delle crime story o delle serie crime legate ai podcast. È una narrazione legata a un percorso personale, quasi un sudario, un diario davvero personale di un serial killer. È un'opera di fantasia, ma si ispira a fatti realmente accaduti. Anzi, oserei dire a realtà giudiziali realmente riscontrate. E quindi sostanzialmente c'è un tessuto di fatti su cui abbiamo lavorato e grazie alla scrittura abilissima, molto lucida, molto precisa, affilata, oserei dire, di Francesco Tacconi e la voce splendida, assolutamente, come dire, caratterizzante, profonda di Stefano Scherini, ne è uscito un racconto in prima persona che è qualcosa forse mai tentato prima, perché dà quel pathos e quella convinzione, quell'intimità a un percorso che certamente è agghiacciante. Noi raccontiamo un mindset agghiacciante di un serial killer, di un omicida seriale che ha commesso un sacco di crimini. E lo raccontiamo da un punto di vista diverso, cerchiamo di capire, cerchiamo di andare un po' alla radice di tutto quello che lo ha portato lì, di tutto quello che lui è. Così, nudo e crudo, come la terra. Questo podcast ha molte caratteristiche che mi sono piaciute. Innanzitutto il tipo di narrazione, che è una narrazione molto cinematografica, se vuoi, da un certo punto di vista, ma anche poi molto personale. E quindi è una leva molto intima su cui lo scrittore con grande abilità ha lavorato ed è effettivamente un punto di pregio di quest'opera. E poi l'atmosfera, un'atmosfera cupa, tesa, del tutto reale, del tutto quotidiana. Che non nasconde meschinità e non nasconde nemmeno gli particolari magari più difficili da accettare. È tutto in rilievo, è tutto in scena, è tutto lì, davanti a una sorta di potenziale camera cinematografica. Solo che appunto, come si dice spesso, il podcast regala questa magia, le immagini non ci sono, ma ce le creiamo noi e secondo me sono più che sufficienti.